tedesco, Diu. Nello studio di Uomini e Donne Over riguardo una sua presunta storia segreta con Giorgio Manetti, finalmente si sfoga e dice la sua. Il ballerino Gianni Sperti continua ad insinuare che tra Anna e Giorgio ci sia una storia segreta e la rottura tra la bella dama e il cavaliere Walter, perché da parte di lui non è scattata la scintilla, pare aver aumentato ancora di più i sospetti nati all'interno del programma. Anche sul web, molti utenti tendono ad appoggiare il ballerino, congratulandosi addirittura con lui per essere riuscito a prendere una posizione senza seguire per le idee della collega Tina Cipollari. Anna, accusata di essersi scansata nel tentativo di un bacio da parte di Walter e di essere considerata letteralmente un pezzo di legno, inizia ad essere stanca di tutte queste insinuazioni e pur continuando a negare, cerca comunque in tutto e per tutto di difendere il suo nome sia in studio ma soprattutto fuori dal programma. Questo è anche un brutto periodo per la bella dama che, sappiamo ultimamente essersi anche sottoposta ad un'operazione alle corde vocali, cosa che oltre ad averla danneggiata fisicamente è stato anche motivo di derisione di molti utenti soprattutto sui social network, dopo tante cose che leggo sulla mia voce che ci ridono sopra che sembro un trans, Amanda Lear e ci scherzano, questa cosa mi ha fatto male, Anna continua a ribadire di essere una persona vera e di non nascondere assolutamente nulla anzi, a chi l'ha accusata di aver chiamato Gemma Galgani, mummia, risponde tranquillamente che lo ha fatto in privato ma che alla dama torinese giova molto questo nomignolo visto che sono ben 3 anni che Tina Cipollari la prende in giro. E proprio riferendosi a Gemma, Anna ci tiene a sottolineare che proprio la dama torinese è la prima ad offendere con parole molto pesanti. Lei cosa dice di me, amica di letto di Giorgio, ed io devo stare zitta.